Bene, con puntualità mostruosa, perché sono le 5:30, vi ringrazio per essere qua. Fra l'altro non so se posso dare questa sedia a qualcuno, qua magari. Grazie. La signora. Ok, allora, oggi parliamo di un materiale straordinario, la cui scoperta risale soltanto a pochi anni fa. Questo materiale straordinario, la peculiarità è che viene realizzato interamente con un atomo. Questo atomo è peraltro un atomo molto importante per tutti noi, perché è alla base della chimica organica, quindi è alla base della nostra vita. Esattamente, è il carbonio, l'atomo numero 6, che ha la particolarità di avere 4 elettroni nell'area di valenza, che vuol dire che è uno degli atomi più inclini a fare amicizia con altri atomi. In questo caso però abbiamo delle proprietà straordinarie che vengono dall'uso soltanto di questo atomo, un materiale fatto soltanto con questo atomo, che potrebbe rivoluzionare non soltanto la capacità di calcolo, potrebbe influenzare, e poi dopo ne parleremo anche sul finale, su, come dire, i possibili sviluppi futuri. Per presentarvelo vi faccio vedere, traducendovelo in simultanea in italiano perché in inglese, questo filmato. Pronti, attenti? The Simple Show explains graphene. Questo, this is graphene. Puoi andare a schermo intero. Let's call him Mr. G. He is the first material that is two-dimensional. Full screen. In alto a destra. Quello dopo, esatto. Yes. Vai. E adesso ve lo traduco. Un po' di volume. Graphene. Questo è il grafene, chiamiamolo Mr. G, è il primo materiale bidimensionale che gli dà di offre tutta una serie di uniche proprietà. Non riesco più a aprire il mio iPad. Dal 1859 molti scienziati hanno cercato di scoprire il grafene usando i più vari esperimenti, ma i primi cristalli di grafene sono stati scoperti nel 2004 usando un sistema molto semplice, ovvero un comune nastro adesivo. A Manchester, durante gli esperimenti del venerdì sera, degli scienziati si sono accorti che piccole parti di grafene erano rimaste sullo scotch usate per pulire un pezzo di grafite. I due scienziati, André Geim e Konstantin Novoselov, sono stati premiati con il Nobel per questa scoperta. Grazie al metodo dello scotch, questa branca della scienza è cresciuta velocemente. Oggi centinaia di laboratori di tutto il mondo si occupano di diversi aspetti della ricerca sul grafene. Che cosa rende il signor G un vero supermateriale è la combinazione delle sue uniche proprietà. G è il primo cristallo bidimensionale da noi conosciuto, l'oggetto più sottile mai realizzato e anche il più leggero. G è il materiale più resistente del mondo, più duro del diamante e circa 300 volte più forte dell'acciaio. G conduce l'elettricità molto meglio del rame. G è un materiale trasparente. G è pieghevole e può prendere tutte le forme che vuoi. E questo straordinario supermateriale ha fatto nascere nuove categorie di cristalli che hanno ugualmente lo spessore di un solo atomo. E quel che è più fantastico è che questi possono essere combinati per ingegnerizzare nuovi materiali su misura a seconda dei bisogni dei diversi settori industriali. Tutti questi fattori hanno spostato rapidamente il grafene dalla ricerca G al mercato G, sulla spinta della domanda proveniente dalle industrie che hanno bisogno di supermateriali: aerospazio, auto, elettronica, batterie, rivestimenti e vernici, comunicazioni, sensori, solare, petrolio e così via. Grazie ai nuovi sistemi produttivi in via di sviluppo, aspettatevi di incontrare Mr. G di persona molto presto. Grazie. Ce l'ho fatta andare abbastanza.
Ok, quello che io vorrei aggiungere prima di passare la parola agli scienziati, vi annuncio che in questa sessione molto intima che abbiamo qui oggi, anzi mi dispiace che ci siano delle persone là fuori, se volete là ci sono un paio di posti in piedi e cedo anche la mia sedia a qualcuno se la vuole. Come vi dicevo, avremo più tardi un collegamento con un laboratorio dove potrete vedere dov'è che si fa e si fabbrica il grafene. Abbiamo qui due scienziati che vi racconteranno un sacco di cose. Quello che io invece da giornalista mi piace raccontare è che il grafene, come abbiamo visto, è stato scoperto nel 2004. Nel 2010 ha fruttato il Nobel a Gaim e Novoselov, ma nel frattempo, cioè soltanto 9 anni, e lasciate che lo sottolinei, 9 anni dopo la sua scoperta, l'industria mondiale e i laboratori di ricerca si sono tuffati a ricercare proprietà e ovviamente applicazioni industriali per questo straordinario materiale che, di nuovo sottolineo, è fatto interamente con l'atomo della vita. Ci sono 11.000 brevetti registrati nel mondo basati sul grafene. Indovinate chi è il primo paese del mondo per brevetti sul grafene 9 anni dopo la sua scoperta? Cina. Indovinato. Prima è la Cina, il secondo sono gli Stati Uniti e terza è la Corea. Dal punto di vista delle aziende, Samsung è numero uno, IBM è numero due. Come vedrete poi, la comunità europea ha messo soldi, ha fondato la cosiddetta Graphene Flagship per promuovere e incentivare la ricerca in questo settore in Europa. Insomma, sul grafene scoperto soltanto 9 anni fa, tutti stanno puntando sul numero del grafene nella roulette dello sviluppo industriale, e questo io credo che sia già di per sé un fatto straordinario. A questo punto, avviando la prima presentazione PowerPoint, do la parola a Emanuele Treossi, che è venuto fin qua da Bologna, lavora al CNR, al laboratorio Mister, giusto, sì. Si chiama, poi magari ci spiega esattamente di cosa si tratta. Emanuele. Grazie Marco. Io mi chiamo Emanuele Treossi e in questa presentazione vi dirò che cos'è il grafene, vi farò vedere alcune sue potenziali applicazioni e alcuni risultati che abbiamo ottenuto presso il nostro laboratorio. Come ha detto Marco, io vengo da Bologna, lavoro al Consiglio Nazionale delle Ricerche e allo stesso tempo lavoro anche per il laboratorio Mister, che è un laboratorio industriale della rete alta tecnologia dell'Emilia Romagna. Quindi allo stesso tempo noi facciamo sia ricerca di base, facciamo sia ricerca di base e allo stesso tempo cerchiamo di trasferire quello che noi scopriamo alle industrie per sviluppare nuovi materiali e nuovi prodotti. L'obiettivo del laboratorio Mister è questo. E da diverso tempo lavoriamo col grafene. Innanzitutto iniziamo a dire che cos'è il grafene. Se noi immaginiamo la grafite come una serie di piani di atomi di carbonio impilato uno sopra l'altro, il grafene è uno solo di questi piani. Se immaginiamo la grafite come un libro, il grafene è una pagina del libro. È un cristallo bidimensionale, quindi una struttura altamente ordinata che ha delle dimensioni laterali che possono essere di micron o decine di micron, ma lo spessore di un solo atomo. Quindi è un foglio spesso un solo atomo. Per capire, lo spessore è meno di un nanometro. Queste sono delle dimensioni difficili, anche difficili da intuire. Se noi immaginiamo qual è il rapporto fra un chilometro e un millimetro, lo stesso rapporto è fra un millimetro e un nanometro. Per noi che più o meno siamo un metro, chi più chi meno, è anche difficile cercare di capire, entrare dentro in queste dimensioni così, così piccole. Questo materiale è interessante sia da un punto di vista di ricerca di base, perché ha proprietà uniche, interessanti per i fisici, effetti quantistici e altro, ma allo stesso tempo ha delle caratteristiche molto interessanti come materiale in sé, per applicazioni. Perché? Perché
delle proprietà meccaniche molto buone, conduce molto bene sia la corrente che il calore, e anche questo molto importante, dato che è così sottile, ha un'elevatissima area superficiale. È per questo che parecchi gruppi di ricerca e industrie stanno investendo soldi e energie per cercare di fare applicazioni con questo nuovo materiale. Ad esempio si stanno facendo sensori compositi, qui ne vediamo alcuni, ma poi entreremo in dettaglio sulle diverse applicazioni. E c'è, come diceva Marco, proprio una vera corsa all'utilizzo di questo materiale, sia dal punto di vista della ricerca, perché ad esempio vedete come il numero di articoli scientifici è aumentato in modo esponenziale, e quindi qui università, centri di ricerca stanno lavorando molto, ma allo stesso tempo anche il numero di brevetti sta aumentando in modo esponenziale, e questo è indice di un interesse da parte delle industrie nel voler utilizzare questo materiale. Altra cosa importante però che bisogna capire è che molti degli utilizzi del grafene che sono state provate a livello del laboratorio, quindi la sfida dov'è adesso? A vedere quali di quelle applicazioni realmente poi si trasformeranno in un prodotto industriale, perché non basta che il grafene magari sia ideale per fare certe cose, poi deve avere i requisiti per essere trasformato in prodotto di economico, fattibilità e tutta una serie di altri elementi che l'industria necessita per poter poi trasformare in un prodotto reale. Qui adesso vedremo un po' di applicazioni in cui i centri di ricerca hanno evidenziato queste proprietà. Ad esempio si può utilizzare il grafene come coating per prevenire l'ossidazione dei metalli. Quindi il grafene, come abbiamo detto, è una membrana impermeabile ai gas, quindi messo sopra i metalli impedisce che l'ossigeno poi vada a ossidare il metallo. E anche qui questo, come dicevo, è stato dimostrato a livello del laboratorio. Però ci sono multinazionali, in particolare una multinazionale indiana, che sta investendo soldi per cercare di far cosa? Di vedere se poi dal laboratorio si passa a un prodotto commerciale che dà un valore reale per l'economia. Altro aspetto molto importante è dell'utilizzo del grafene negli elettrodi trasparenti. Dato che è così sottile, trasparente, conduce bene la corrente, si è pensato di utilizzarlo al posto del lito, che è quello che attualmente è utilizzato per fare elettrodi trasparenti. E a livello dei laboratori è stato dimostrato che effettivamente il grafene ha le potenzialità per andare a sostituire il lito. Quindi anche qui industrie stanno investendo che cosa? Milioni di euro per andare a vedere e realizzare questi tipi di elettrodi trasparenti, come ad esempio la Sony, la Samsung, la Nokia. Ad esempio qui vedete un vantaggio anche rispetto al lito è il fatto che messo il grafene può essere messo su ad esempio dei substrati flessibili, e quindi si possono realizzare elettrodi trasparenti e flessibili, e quindi apre una nuova dimensione per tutto quello che è l'elettronica flessibile, cioè in un futuro riuscire ad avere giornali che ad esempio si possono piegare e in cui noi possiamo leggere quello che vogliamo, computer, i cellulari, e quindi qui la sfida è proprio andare a realizzare questi dispositivi. Un altro aspetto molto interessante è legato ai compositi. Si può miscelare il grafene con i polimeri per andare a migliorare delle proprietà dei polimeri. Ad esempio, si è visto che mettendo il grafene in piccole percentuali, anche sotto all'1%, si va a migliorare, qui vedete la conducibilità in funzione della quantità di grafene, si va a migliorare la conducibilità dei polimeri. Ma non solo, perché sono diverse proprietà che noi andiamo a prendere con un unico materiale, andiamo a migliorare anche le proprietà meccaniche. Quindi materiali più resistenti che conducono meglio corrente, e è anche un materiale autolubrificante, quindi è un discorso di usura. Ad esempio, se facciamo materiali che il tempo di vita di questi materiali sarà più lungo se sono soggetti a frizioni o d'altro. Altro aspetto importante, sempre legato ai polimeri, è il fatto che, dato che è impermeabile all'ossigeno, si pensa di utilizzarlo, è stato visto che può essere utilizzato per un discorso di effetto barriera contro i gas, quindi realizzare contenitori che riducono la permeabilità all'ossigeno, quindi riuscire a mantenere i cibi o altri materiali per tempi più lunghi. Quindi anche questo è un aspetto importante. Quindi con un solo materiale, come si può capire ad esempio nei polimeri, si va a prendere diversi fattori che sono anche sinergici fra di loro, e quindi si potrà in un futuro realizzare veramente materiali molto interessanti, crediamo.
Qui ho messo un altro esempio, questo è legato alle ceramiche, è più una curiosità questa, perché le ceramiche vengono fatte ad alta temperatura, quindi il grafene brucia ad alta temperatura perché è un materiale organico, però in certe condizioni si è visto che anche qui si può andare a migliorare certe proprietà meccaniche. Un aspetto anche questo molto interessante, dove ci sono forti investimenti, è l'utilizzo del grafene per la realizzazione di batterie. Avendo un'elevatissima area superficiale, dato che conduce molto bene la corrente, cosa si sta cercando di fare? Utilizzare per fare batterie, ad esempio, che durano più a lungo, quindi realizzare computer, cellulari, che hanno possibilità di lavorare per più tempo. E anche qui ci sono veramente forti interessi in gioco. Naturalmente nella microelettronica, abbiamo detto che conduce bene la corrente, la mobilità di carica è alta, quindi per la realizzazione di transistor e anche questo di sensori. Dato che è così sottile, l'interfaccia con l'ambiente esterno è molto alta, quindi ciò che c'è nell'ambiente può andare a modificare la conduzione, il trasporto di carica del grafene. Quindi è stato visto che è possibile andare a individuare gas. Oppure in questo articolo, che anche questo è molto interessante, è stato fatto un buco nel grafene ed è possibile, facendo passare un filamento di DNA all'interno di questo buco, andare poi, misurando la corrente che passa, andare a identificare, a sequenziare il DNA. E questi sono solo alcuni esempi, tutti i giorni escono altre applicazioni, sembra che il grafene si può usare per tutto, e questo non è vero. Di queste applicazioni nel futuro ne rimarranno alcune, perché adesso è normale, c'è un interesse, tutti vanno a vedere, e il nostro compito adesso è quello, collaborare con le industrie per andare a vedere quale in quei applicazioni realmente porteranno a prodotti e porteranno ad avere veramente dei vantaggi per la vita di tutti noi. Come si fa il grafene? Principalmente con due approcci, un approccio di tipo top down in cui si parte dalla grafite, abbiamo detto che la grafite sono tanti piani di grafene uno sopra l'altro, quindi cosa si fa? Si va a cercare di prendere la grafite, macinarla, sonicarla, cercando di andare a isolare il singolo piano grafenico. Un altro approccio invece è un approccio di tipo bottom up. Cosa vuol dire? Che noi utilizziamo dei substrati catalitici, come ad esempio il rame, e facciamo crescere ad alta temperatura con una fonte di carbonio questi cristalli bidimensionali sopra a questi substrati di rame, come potete vedere qui. Quindi, ad esempio, due approcci di queste due famiglie sono, le potete vedere in questa immagine, quindi ad alta temperatura con una fonte di carbonio, oppure ad esempio sonicando la grafite. Come è intuibile capire facilmente, questi processi porteranno a che cosa? A grafeni diversi, che avranno che cosa? Caratteristiche diverse, prezzi diversi e applicazioni diverse. Ad esempio, la crescita di questo grafene CVD ad alta temperatura sarà un grafene, è un grafene con un'altra qualità, che verrà utilizzato ad esempio nell'elettronica flessibile per display o altro, mentre un materiale tipo grafenico utilizzato, prodotto per sonicazione, può essere invece magari più utilizzato per la realizzazione di compositi, perché avrà un prezzo più basso, e quindi il vantaggio che dà una materia plastica è il rapporto costo-beneficio, è vantaggioso per l'industria. E quindi non esiste, questo è anche un messaggio importante, un solo tipo di grafene. Esistono una famiglia di prodotti grafenici che hanno caratteristiche e utilizzi diversi. Un altro approccio che, come sia a Bologna che come in altri centri di ricerca, è stato sviluppato, è quello di andare a ossidare la grafite, cioè è possibile introdurre dei gruppi polari sulla grafite, e in questo modo si va a sciogliere la grafite in acqua. Questi gruppi polari fanno sì che la grafite sia solubile in acqua. Qui potete vedere una soluzione di foglietti di ossido di grafene che è all'interno in acqua, quindi una processabilità altissima, possiamo ricoprire substrati mediante ad esempio spray coating. Immaginate che qui dentro sono tutti foglietti spessi un nanometro, quindi veramente piccoli, con dimensione laterale. Qui potete vedere alcune immagini AFM dei vari foglietti, che è possibile anche cambiare la dimensione dei foglietti, semplicemente sonicando la soluzione per tempi più lunghi. E quindi è possibile veramente fare, immaginate ad esempio che con un litro di questa soluzione c'è abbastanza grafene per ricoprire un campo da calcio,
oppure per realizzare più di 100.000 dispositivi. Quindi questo, il fatto che sia così sottile, veramente dà delle applicazioni veramente sorprendenti. Altra cosa, avendo ossidato la grafite, introducendo questi gruppi polari sul piano grafenico, noi possiamo utilizzare questi gruppi polari per far cosa? Andare a legare covalentemente altre molecole, come tante piccole antenne sul grafene. Quindi possiamo usare il grafene veramente come una piattaforma bidimensionale, quindi non solo materiale ma anche superficie. Queste piccole antenne poi cosa le possiamo utilizzare? Per ad esempio interagire con l'ambiente esterno, quindi realizzare sensori, oppure si possono legare molecole che poi vanno a legarsi al polimero e quindi realizzare che cosa? Dei compositi che avranno delle caratteristiche veramente interessanti. Altro aspetto interessante è che l'ossido di grafene è un isolante, però è possibile ripristinare il network aromatico di questo materiale e quindi renderlo ancora conduttivo con diverse tecniche. Noi ad esempio abbiamo mostrato come sia possibile utilizzare una punta conduttiva per andare a ridurre in modo selettivo l'ossido di grafene, proprio come un gessetto sulla lavagna, andare a disegnare delle piste conduttive, che ad esempio vedete un canale conduttivo che è possibile, che abbiamo fatto tra due elettrodi. Quindi anche questo apre scenari nuovi, interessanti, che possono avere sviluppi secondo noi molto belli. Questo è un altro esempio che abbiamo sottomesso da poco, quindi ancora non è pubblicato, e ad esempio si può utilizzare per la realizzazione di fibre con dimensioni di decine di in questo caso sono 200 nanometri, con diversi polimeri. Possiamo inserire il grafene all'interno di queste fibre e utilizzarle per fare che cosa? Come dei fili possiamo fare dei tessuti di polimero con all'interno del grafene, che possono avere applicazioni diverse, come ad esempio possono essere usati come substrati per la crescita cellulare, in questo caso o altro. Oddio. Sì, no, che c'è gente fuori dalla porta. Voglio farsi va bene. Questi sono una serie di prodotti che abbiamo realizzato sempre con il laboratorio ISOF e il laboratorio Mister a Bologna. Tutta una serie di prodotti. Il primo prodotto è al momento il solo prodotto commerciale presente sul mercato. Che cos'è? È una racchetta, è stata realizzata da Ed. Che cosa hanno fatto? Loro, utilizzando il grafene, sono riusciti a fare una racchetta che presenta un aumento di peso nel manico e nella punta, in modo che questa racchetta è più performante a livello di gioco. E fra l'altro sono molto aggressivi, come si dice, negli spot pubblicitari. Se vogliamo vedere, qui ce n'è, sono possibili trovarli su YouTube questi spot qui anche. Really? Are we gonna do this? I'm just warming up, baby. Ready to go? Good enough? No, come on. I'll show you where the suit is. Show you how fast I can swim now. What happened?
E quindi questo è uno spot, naturalmente la racchetta non è così performante, eh? Che cosa stiamo facendo noi? Come ho detto, ho fatto vedere alcuni risultati che abbiamo ottenuto con il nostro laboratorio in collaborazione con diverse altre università e centri di ricerca. Per quello che riguarda il laboratorio Mister, quindi il discorso di collaborare con le aziende per sviluppare prodotti a base grafene, in particolare abbiamo diversi contratti con aziende e stiamo sviluppando diversi prodotti. Oggi vi sottolineo questo progetto perché secondo me è molto interessante, in cui stiamo collaborando con tre aziende dell'Emilia Romagna per sviluppare proprio compositi a base grafene. Quindi in un'azienda stiamo cercando di produrre, fare lo scale up della produzione di grafene, quindi passare da, anche se si fa molto con un litro di questa soluzione che facciamo in laboratorio, a quantità molto più grandi. Stiamo cercando di inserire il grafene nel pellet polimerico e stiamo cercando di utilizzare i pellet polimerici per realizzare prodotti finiti a base grafene. E qui ho portato con me alcuni prototipi che sono stati realizzati e che il progetto è iniziato a gennaio, finirà gennaio prossimo. Speriamo anche noi di entrare in mercato con prodotti nel medio, breve, medio termine, e magari faremo anche noi qualche pubblicità altamente performante. E quindi questi sono qui, se qualcuno dopo le vuol vedere, ho portato alcuni campioni. E questo più o meno è tutto. Naturalmente il lavoro del livello scientifico di collaborazione è legato al network, cioè al fatto di collaborare con altri centri di ricerca, con aziende, perché da soli non si fa niente. Qui vedete c'è tutta una serie di università, centri di ricerca che collaborano con noi per realizzare, sia dal punto di vista scientifico, che fanno parte dei risultati che vi ho fatto vedere prima, e la parte di Mister invece per la collaborazione delle imprese. Qui ho messo alcuni siti dove potete, se qualcuno è interessato, scaricare o approfondire questo argomento, e vi sottolineo una cosa, un'iniziativa importante della Commissione Europea, che è la flagship, cioè la Commissione Europea ha detto, cioè investirà nei prossimi anni parecchi soldi per far cosa? Cercare di far dialogare la ricerca con le aziende, perché questo è realmente il messaggio, cioè la ricerca non deve essere fine a se stessa, deve creare valore e quindi deve collaborare, creare rete con imprese per cercare di sviluppare prodotti. E anche qui c'è un piccolo filmato che è stato realizzato sempre per la flagship, che anche questo evidenzia questo tipo di necessità e lo possiamo vedere. The Simple Show explains the graphene flagship. This is Peter, physicist from England. He is experimenting with graphene and other 2D crystals to find new ways to benefit from its unique properties. This is Susan, biologist from the Netherlands. She likes graphene for its biological compatibility and uses it for DNA sequencing. Anna is a chemist and works in Poland. She finds graphene extremely interesting due to its two-dimensional structure and is experimenting on its modifications. Overall, there are thousands of scientists in hundreds of labs across 29 European countries studying this exciting and most promising subject in science nowadays. David, a talented engineer, has a more practical approach to graphene. He works for a big electronics company in Finland. His boss commissioned him to develop new applications for their products. To accomplish this goal, David needs the expertise from scientists like Peter, Susan, and Anna. But where does he meet them? At the Graphene Flagship. This graphene community, initiated by the European Commission, joins both scientists and industries. Thanks to the Graphene Flagship, David can quickly build a network to scientists and hundreds of other European companies working on graphene applications. Due to this collaboration, the entire value chain, from materials production to component fabrication and systems integration, can be covered. In long-term perspective, this means new ideas in our heads, new opportunities for skilled workers, new products on the market, and finally, new potential for economic growth in Europe and around the world. With people like Peter, Susan,
Anna and David, the graphene flagship is creating the way to our future. E questo quanto. Grazie Emanuele, un applauso Emanuele Treossi. Bene, adesso ci colleghiamo in diretta, però con 15 secondi di ritardo, perché abbiamo un ritardo di 15 secondi fra le due cose, con il laboratorio Nest di Pisa, che ha sede alla scuola normale, al quale aderisce ovviamente la scuola normale, il CNR, l'IIT di Genova, l'Italian Institute of Technology. E ci abbiamo già, posso dargli il via a loro? Ci hanno chiesto loro quando fossimo pronti. Ecco, sì, io gli dico adesso vai, glielo mando via SMS e via Skype, già fatto. Quindi ci dovremmo collegare, ma è da questa pagina qui che avviene il collegamento? Sì, sì, questa è la ok. Allora, fra poco vi presento Pasquale Antonio Pingue, con il quale dopo chiacchiereremo anche via Skype, però. Pasquale Antonio è responsabile operativo del Nest, che è appunto, come vi dicevo prima, questo laboratorio di nanotecnologie che ha sede al Sant'Anna. Però il feed... onde sta? Perché io non vorrei che lui partisse. Ti sei sicuro che questo sia il feed? Sì, il media da cui ci siamo connessi precedentemente. Chiedo all'auditorio un attimo di pazienza. Eccoci, ci siamo. Ciao Palazzo, ci sentite? Volevamo... siamo nella clean room e salutiamo tutto quello presente. Spero che il segnale arrivi forte e chiaro, come si dice in questi casi. Siamo a Festival di... siamo streaming oggi vi faremo vedere come è il grafene, il materiale innovativo di tutti, come la rete, ma è stato scoperto soltanto nel 2004. E per farlo ci siamo qui con le persone della Camera Bianca. Faccio una breve presentazione del laboratorio. Come vedete siamo a poca distanza dal Palazzo dei Congressi. Io sono Pasquale Antonio Pingue, il responsabile per con me Daniele Ercolani, che ci aiuterà a fare sempre affezioni al streaming. Il laboratorio Nest è un laboratorio che si trova in piazza San Silvestro, all'interno del quale coesistono la scuola normale superiore e l'ospite principale, e poi esistono l'Istituto Italiano di Tecnologia, che ha un centro che si chiama Center for Nanotechnology Innovation, e il CNR, che ha un centro che si chiama Istituto Nanoscienze, e di recente si è aggiunto anche il Sant'Anna, la Scuola Superiore di Sant'Anna, che ha un centro che si chiama Nanoplant. In questo laboratorio si studiano le nanoscienze, cioè tutte le scienze che hanno a che fare con le dimensioni nanometriche. Adesso vedremo poi qualche esempio proprio qui dalla Camera Bianca del Nest. Sotto questo stesso portale si condividono attrezzature, strumentazioni, ricercatori di vario genere, dai chimici ai fisici ai biologi, lavorano all'interno della struttura. Per avere più dettagli, se volete avere dettagli sul nostro operato e sulle nostre facility, potete visitare il nostro sito. Allora, oggi volevamo parlare di grafene. Credo che Emanuele abbiamo introdotto un po' l'argomento, quindi non sto molto contando bene.
E poi nella parte finale potremo interagire, quindi magari avremo qualche dettaglio. Volevo solo che lo modellare per darvi un'idea delle dimensioni. Esatto. Gli effetti speciali. Forse non è meglio mettere Skype con la voce. Di grafite. Vedete che ci sono delle palline nere che sono gli atomi di carbonio. No, sono legate immagine. Legate le bianche. La voce. Quelli bianco sono valenti, molto, molto rigidi, molto. Quelli di violetti sono finta di essere secondo dei e la cultura è che questi piani si pensava che non potessero essere isolati singolarmente perché c'erano delle dinamiche questo, ma forse ne hanno già parlato. Secondo me è meglio senti con lui forse un po' questo che vedete che è il foglio di grafite. Vedete a me no, è ingrandimento che a 100 milioni di volte. Questo ingrandimento si può ottenere solo utilizzando qualche esempio, ma è come dire una mela e la si ingrandisce fino a farla diventare completa. È una cosa difficile da fare. Possiamo chiudere gli altri programmi che hai aperto lì sotto, incluso Skype. Naturali, diciamo così, nelle miniere. Ecco, nel filmato che sta per apparire vedrete come la grafite si presenta quando la prendiamo in forma naturale. Sono delle scagliette composte da miliardi di fogli sovrapposti. Li vedete lì nella scatolina nera, vedete anche sono un po' traslucidi, ma alla fine è nera e appare come carbone. Si vedono dei foglietti e questi foglietti hanno la caratteristica di essere separabili attraverso una metodologia semplice che forse vi ha mostrato, che è quella del nastro adesivo. Praticamente se uno prende la grafite, che è quella che vedete forse usate lo scotch e con pazienza cominciare a rifarlo fino a quando poi diventa. Quel metodo che ha permesso a Andrea Nobel nel 2010 ed è un metodo molto semplice che con un po' di pazienza è stato portato avanti per ottenere il singolo strato di grafene. Quando si deposita il singolo strato su un biossido, che è un vetro, succede una cosa particolare che se parte il filmato vi faccio vedere, lo guardate al microscopio ottico e che vedete dei colori. Questi colori sono i colori della grafite, nel senso che ad ogni colore corrisponde uno spessore. È un effetto di interferenza, come nelle bolle di sapone, quando lo spessore cambia, cambiano i colori. E questo è stato per la prima volta dimostrato proprio qui al NEST nel 2007. E permette di associare ai colori lo spessore. Invece è possibile il singolo strato di grafene, ingrandendo successivamente, sono vari colori, varie riflessioni, varie diciamo, immagini, ma ingrandendo successivamente l'immagine, piano piano si ottiene la visualizzazione del lo strato di grafene, che è un'immagine, quell'immagine che vedete evidenziata dal mouse, sono delle scagliette che hanno dimensione dell'ordine dei 100 micron, dimensione tipo, poi vedremo anche delle scale di grandezza per darvi un'idea precisa, però quelle spade, quei colori diversificati vi dicono che siamo sul monostrato o sul bistrato di grafene, con dimensioni laterali, come vi dicevo, dell'ordine dei 50-100 micron. E proprio sulle scale che poi vorremmo andarvi a far vedere di che cosa stiamo parlando per entrare più nel dettaglio di quelle che sono le scale di grandezza. E per questo vi faccio vedere qualcosa sull'animazione. Allora, del grafene e delle proprietà immagino me ne abbiano parlato. Andiamo a vedere invece le scale. In questa trasparenza che vedete
ci sono un po' di bestie di vario genere che vi danno un'idea, compreso l'essere umano, che vi danno un'idea delle scale di grandezza. Qui siamo sulla scala del metro, sulla scala del metro c'è la palla da basket, c'è il righello, c'è la dimensione del toporagno, c'è l'uovo di gallina. L'uovo di gallina è, insomma, tutti lo conoscete, sapete su che scala si trova. Ecco, così su questa scala siamo più o meno in scala reale. Man mano che andiamo giù in ingrandimento, cominciamo a vedere che ci sono le mine delle matite e poi la formica, i semi di girasole. Qui siamo su scale dell'ordine di qualche millimetro, diciamo 1-2 millimetri. Sotto la scala del millimetro, che è questo cerchio che vedete qui in grigio, si comincia a vedere lo spessore della carta, si comincia a vedere il capello dell'uomo, qualche paramecio, qualche... andrà più avanti. I globuli ancora, i cromosomi e insomma è sempre più piccolo, piccolo però non se lo può immaginare. Per internet un grandista sulla base dei ed è il limite che hanno raggiunto adesso i transistor. Come come vi dirà Valentino, fene molto ancora più spinte su questa stessa scala più avanti il DNA, e quando siamo arrivati al DNA, che è la base della vita, che vi potete niente piccolo, siamo sulle scale di qualche nanometro, 1-2 nanometri. Ecco che arriviamo sulla scala del nanometro a trovare i nanotubi di carbonio, i fullereni e il grafene, che sta in questa regione. Quindi siamo arrivati ormai sulla scala del milionesimo di millimetro, e quindi su una scala veramente inimmaginabile, che è quella del nanometro. Le nanoscienze si basano in gran parte sui fenomeni che accadono su quella scala, e quello che noi cercheremo di dimostrare come prima cosa, come si vedono utilizzando degli strumenti, un microscopio elettronico a scansione, oppure un microscopio elettronico a effetto tunnel, o trasmissione. Qualche esempio, qualcosa nel microscopio elettronico a scansione, e per fare questo abbiamo preparato per voi un campione che inseriremo all'interno della camera e che ci permetterà quindi di andare a vedere oggetti su varie scale. Quello che farà Daniele adesso è andare a sistemare all'interno del microscopio questo campione, e il microscopio funziona su un principio molto diverso da quello ottico, però possiamo semplificare il funzionamento invece della luce, che imitazioni, utilizza gli elettroni come luce. Quindi in sostanza quello che accade vengono utilizzati come fascio per illuminare, e il campione risponde con altri elettroni, e questi elettroni di risposta ci possono dare idea di com'è la struttura superficiale. Questo tipo di informazione è essenziale per ottenere alta risoluzione campioni come il grafene, e l'idea di questa dimostrazione è quella di mettere all'interno del portacampione che Daniele sta inserendo all'interno della camera in vuoto, diversi tipi di scale. Quindi partiremo dalla scala della matita, della punta della matita. Abbiamo usato la classica matita giallo-nera, di quella che forse tutti conoscete a scuola, che vi farò vedere poi successivamente. Che è questa, ne abbiamo tagliato la punta, una punta nuova appena uscita dalla scatola, e poi abbiamo messo anche altri oggetti curiosi che non vi svelo adesso per farvi una sorpresa. Speriamo. Allora, il campione è all'interno della camera, possiamo quindi iniziare con Daniele a visualizzare l'interno della camera e farvi vedere quali sono l'immagine di questo campione al microscopio elettronico. Daniele vi sta mostrando con il mouse la punta della matita, credo sia riconoscibile.
vagamente. È un oggetto quindi di dimensioni che cominciano a essere qualche millimetro ed è composta di grafite. Quello che vedremo dopo è che la matita, come vi hanno sicuramente già detto, è una pasta polimerica con dentro la grafite. Quindi la capacità della grafite di sfogliarsi viene utilizzata nel caso della matita per scrivere, proprio per lasciare residui su un foglio di carta. E vedere come l'interno della pasta contenga questi minuscoli cristalli di grafene anche. Vedete adesso è la parte in legno, quindi con questo microscopio particolare si può riuscire a vedere anche il legno che circonda la mina e che viene temperato e che quindi ha questa forma un po' particolare, perché poi ci sono le fibre che lo compongono. Come vedete, se guardate con dettaglio contrasto nella zona della mina, vedete anche che è tutta sfaccettata perché è stata temperata appunto. E adesso cercheremo di farvi vedere un pochino i momenti con un po' di integrazione in più. Vedete le sfaccettature e poi la punta della matita. La punta della matita assomiglia a quella di un pennello. Quando viene fuori di fabbrica è una punta molto ben definita, ha una specie di pennello finale che è utile in effetti, perché non può essere troppo appuntita, altrimenti non riusciremmo a vedere quello che scriviamo. Però in generale poi vedremo com'è composta all'interno. Però era tanto per darvi un'idea che adesso siamo su delle scale che Daniele vi mostrerà con il mouse intorno ai 200 micron. La punta della matita avrà una caratteristica, diciamo, potrebbe essere mezzo millimetro di lunghezza. Comincia esatto, sì, sono 600 micron, un po' più di mezzo millimetro. Quindi cominciamo a essere su una scala che sta sotto il millimetro, ma non ci basta, quindi vogliamo farvi vedere qualcosa di più, diciamo, di abbastanza grande, ma non così intuitivo. Prendiamo un ago di siringa, che è quello che vi faccio vedere qui, che vedete in mano a me. Quest'ago di siringa lo abbiamo inserito all'interno della camera e vogliamo farvi vedere come si vede un ago di siringa all'interno di un SEM. Ci spostiamo dalla matita. Ecco, cominciamo a vedere la punta, che vedete è forata, e attraverso quella punta forata poi noi iniettiamo i liquidi oppure aspiriamo il sangue, quello che serve. Vedete anche come è lavorato internamente e si vedono tutte le lavorazioni interne dovute proprio alla lavorazione meccanica dell'oggetto, e si vede anche qualche contaminante sulla superficie e poi si vede la punta sembra che è quella che è poi in grado di entrare nella pelle dell'uomo. È un oggetto che sulle nostre scale è abbastanza grosso, è grossolana, cioè comincia a essere qualcosa che ha un diametro inferiore a quello di un capello, che qui si è anche un po' pochino arricciata, ma ha una larghezza dell'ordine di qualche, diciamo come il diametro di un capello, che poi vedremo dopo, però 70 micron, 50-70 micron. Questo è quello che serve per entrare all'interno del tessuto della pelle e cominciate a vedere che già qui possiamo avere dei dettagli maggiori su come è fatto un ago da siringa. Ci spostiamo adesso e andiamo a vedere un oggetto che sta sulla scala della matita, della mina, e che è un oggetto che riconoscerete al volo, perché è un oggetto familiare a tutti e che si trova ovunque e che noi abbiamo raccolto nel giardino qui del Nest per mostrarvelo. Mi sa che sì, che in qualche modo l'abbiamo sciupato, però forse riusciamo a vedere la testa. Ecco, vedete quella testa lì? Che ci guarda in maniera un po' inquietante. Ecco, quella lì è la testa di una formica, e vedete anche gli occhi composti. Vedete anche l'occhio composto, vedete anche le antenne anteriori. L'occhio è fatto di minuscoli occhi che hanno delle dimensioni e cominciano a diventare interessanti per noi, e tra l'altro sono anche dotati di piccoli pelucchi, attenzione che si carica, esatto. Se guardiamo le zampe della formica, vedete che anche lì, a proposito di peli, cominciamo a essere su scale un po' più interessanti, perché
hanno delle dimensioni che cominciano a essere interessanti, cominciano a diventare sotto il micron, sono molto acuminati, hanno dimensioni molto piccole, dell'ordine dei diciamo un micron e sotto il micron, cominciano a essere 500, sì, tra 500 e 800 nanometri, quindi sui pelucchi della formica a sorpresa cominciamo a capire che ci sono scale nanometriche in natura molto comuni che si vedono con difficoltà solo perché ci vogliono gli strumenti giusti. Andiamo quindi ci spostiamo sul capello e andiamo a vedere come è fatto un capello. Un capello umano, come vi dicevo, comincia a essere su una scala equiparabile a quella delle zampe di una formica e quindi dell'ordine 50-100 micron. Il capello dell'uomo che vedete lì, confrontato con una zampa messo accanto, cioè è confrontabile, però vedete come i peli della formica sono già molto più piccoli del capello dell'uomo. Sul capello notate forse le fasce di accrescimento, che sono quelle che permettono appunto, che vi dicono anche l'età del capello, contandole, sono le scaglie che man mano si formano, man mano che il capello si allunga. E il dettaglio su anche sul capello comincia ad essere interessante perché abbiamo un diametro dell'ordine di 70 micron, un diametro del genere, che comincia a essere comunque enorme confrontato, sì, 65, che comincia comunque a essere enorme confrontato con i peli della formica che erano lì accanto, che Daniele forse ci può mostrare ancora. Cerchiamo la tua forfora. Lui sta cercando la mia forfora, ma evidentemente sei troppo pulito. Mi sono pulito troppo bene. Allora, ecco i capelli, invece i peletti della zampa della formica, vedete che sono molto più, molto più sottili. Stiamo parlando di peli dell'ordine di appunto 500-800 nanometri. Quindi da questo confronto cominciamo ad andare a vedere cose invece un po' piccole, ma sempre naturali. Abbiamo pensato di andare a raccogliere in giardino altri due oggetti, che sono una piuma di uccello e una fogliolina di prato. Vediamo qual è. Cominciamo dalla piuma di uccello. Eccola. Forse riconoscete la regione con il mouse in una piuma. Anche la piuma di uccello ha una struttura complessa, molto, molto interessante da vedere al microscopio elettronico a scansione. È fatta da minuscoli pelucchi che in questo caso hanno delle funzioni biologiche importanti, ovviamente per il volo e per tenere caldo l'uccello stesso. E le dimensioni cominciano anche qui a essere confrontabili col micron, sono oggetti molto piccoli che hanno una struttura sottostante anche molto complicata. A questo punto ci possiamo anche, sì, possiamo anche spostarci sulla foglia, oppure far vedere con più integrazione. Esatto, vedete che bella struttura anche ripetuta che hanno queste piume. Guardate la scala è dell'ordine di un millimetro per tutta la foglia, per tutta la lunghezza della piuma è circa 200 micron, quindi un quinto di millimetro. Scusate queste ripetizioni continue, ma sono fondamentali per capire su quali scale ci andiamo a muovere. E questo è lo scopo, la dimostrazione di questo nostro sforzo, è proprio quello di darvi strumenti per comprendere le scale di grandezza che sono importanti per quanto si dice anche sul grafene, le dimensioni del minimo transistor possibile e così via. Allora, io sono già passato alla foglia. Quello che nel frattempo Daniele è passato già alla foglia, e la foglia ha una struttura molto peculiare. Filo d'erba. È in effetti un filo d'erba, vedete che è molto piccola, ha una larghezza di un millimetro circa. La cosa interessante è che se andiamo a più alti ingrandimenti, notiamo che anche le strutture delle foglie hanno una sottostruttura quasi su scala nanometrica molto interessante. Pensate che la sottostruttura nanometrica delle foglie fa acquisire alcune particolari foglie, penso alle foglie di loto, che è una pianta sacra nel Giappone perché ha delle peculiari caratteristiche. Per esempio, nel caso della foglia di loto, la struttura nanometrica consente alla foglia di loto di essere super idrofobica, cioè l'acqua non la bagna completamente, si formano delle goccioline, queste goccioline possono rotolare sulla foglia e la possono tenere pulita.
La foglia di loto è sacra perché è sempre molto pulita, la polvere viene rimossa proprio dalla rugiada che diventa delle palline che rotolano via e che puliscono la foglia. Se guardate anche questa struttura della foglia al microscopio elettronico, cominciate a vedere che ha come costituenti base anche delle strutture su scale veramente molto piccole, su scale che cominciano a somigliare a quelle dei centinaia di nanometri e anche oltre. Quindi anche la foglia è composta poi dagli stomi, da piccoli peli e così via, ha una sottostruttura molto complessa e molto interessante. Però noi siamo qui per il grafene e quindi alla fine lasceremo perdere la foglia e ci andremo a concentrare di nuovo sulla mina della matita. Allora, la mina della matita, abbiamo detto che è composta da una struttura di polimerica nella quale ci sono dei grani di grafite. Una curiosità, la mina della matita, la matita, è stata inventata da due italiani, una coppia, o forse fratello e sorella, non si sa, che ha scoperto un giacimento di grafite in Inghilterra, che potevano mettere un pezzo di grafite all'interno di due pezzi di legno e scriverci direttamente o sulla carta o sul legno per la cantieristica. Ancora oggi i muratori usano quel tipo di matite in cantiere. Tra l'altro funzionano benissimo anche nello spazio, per cui gli astronauti russi lo usavano benissimo nella stazione spaziale, mentre gli americani avevano delle difficoltà con le biro e alla fine hanno dovuto fare delle penne speciali per lavorare nello spazio. Quello che vi sta mostrando Daniele è la struttura interna della matita. Quindi, come avete cominciato a vedere, questa struttura, al seme si vede molto bene, è fatta di scagliette, di piccole scagliette. Queste scagliette sono multistrati di grafene e sono paradossalmente la base di quella che è stata la scoperta di questi ultimi anni. Qualcuno, in effetti, in passato, prima della scoperta di Gaim e Novoselov, aveva cercato di sintetizzare il grafene proprio usando una specie di matita, ovviamente con grafite molto più pura, cercando di sfogliarla sul substrato. E in effetti ci è andato abbastanza vicino, ottenendo pochi strati, ma non il singolo strato. Potete già vedere lì che la struttura è fatta di queste scagliette che si possono sfaldare tra di loro. Non siamo ancora a questo livello, per cui abbiamo pensato di mettere all'interno del portacampione anche un vero flake di grafite naturale. La grafite naturale si trova in alcune miniere, in questo caso abbiamo preso una proveniente dalla miniera del Canada, e ha delle caratteristiche peculiari rispetto a quella che si può fabbricare anche partendo dal carbonio, dal carbone, come quella che si chiama HOPG o quiche grafite. La struttura della grafite naturale è che in alcuni casi sono dei cristalli molto grandi, è come dire che il diamante si può fare artificiale, però vengono dei cristalli molto piccoli, mentre ancora oggi per trovare i diamanti molto grossi bisogna andare nelle miniere. Questo è vero in parte ancora adesso, ci sono delle miniere molto famose nelle quali si trovano dei cristalli molto grandi di grafite. Ecco, quello lì è un cristallo relativamente grosso di grafite che poi è costituito al suo interno dai fogli di grafene. E Daniele vi farà una zoomata per farvi vedere come questo libro fatto di pagine, ognuna delle quali è il foglio singolo di grafene, possa essere evidenziato al microscopio elettronico. Vedete? In questa regione Daniele è stato particolarmente bravo a trovare la regione giusta. Ci sono impilate tutti i vari strati di grafene e si vedono in maniera molto bene definita. Selezionandone uno e utilizzando i metodi di cui vi hanno parlato, credo, ma dello scotch tape o altri di cui vi parlerò io più avanti, è possibile selezionare il singolo strato e poi studiarlo. Quello che facciamo a Nest è esattamente questo, in varie forme, e poi possiamo fare dei dispositivi. Abbiamo pensato anche di mostrarvi un dispositivo a base grafene che poi Daniele ci troverà. Intanto passerei alla parte di PowerPoint relativa al reticolo atomico del grafene. Le scale le abbiamo esaurite, le proprietà del grafene sono
interessanti anche le potenziali applicazioni, poi qualcosa dirò anche io magari nel dibattito. Volevo passare adesso alla parte di microscopia a effetto tunnel. Noi abbiamo un laboratorio qui, in particolare questo è un laboratorio dell'IIT, del Center for Nanotechnology Innovation, dove è possibile vedere i singoli atomi di carbonio. Come si vedono? Si usa un microscopio, che è quello che vedete, è un oggetto che è abbastanza complesso, che funziona su un principio sempre legato agli elettroni. In questo caso un principio quantistico che si chiama effetto tunnel, che permette di andare a vedere i singoli atomi. Non voglio entrare nel dettaglio, qualcuno potrà andare a cercare su Wikipedia STM, Scanning Tunneling Microscope, e trovare il principio di funzionamento. Quello che si riesce a vedere con un microscopio del genere è quello che vedete in figura. Questi esagoni che intravedete, spero con una qualità buona, sono quelli legati ai singoli atomi di carbonio. Il buco che vedete in nero è esattamente lo spazio che c'è tra un esagono e l'altro. Quello che vedete qui è tipo le polo e le caramelline alla menta. Ecco, la cosa interessante di questa nostra, di questo nostro studio, per esempio, è, come vi racconterà Valentina, è andare a vedere come l'idrogeno si può fissare sugli atomi di carbonio e come dove si fissa, con quali energie relative. Ecco, in questa immagine e in un profilo lungo questa immagine andate a vedere proprio esattamente dove sono gli atomi di carbonio, in blu, in grigio, e dove su questa base di atomi di carbonio si vanno a sistemare gli atomi di idrogeno, che sono quelle palline colorate che vedete qui e che nell'immagine STM appaiono come delle specie di colline in blu. Per darvi l'idea che è possibile vedere i singoli atomi, addirittura vedere se questi atomi si sistemano come molecola di idrogeno oppure come singoli atomi separati, in quale forma i vari atomi di idrogeno si vanno a sistemare sulla struttura, si possono fare delle simulazioni. Valentina vi racconterà tutto questo. Il messaggio che deve passare è che è possibile, e lo possiamo fare a 100 metri in là d'aria da dove siete voi, è possibile vedere i singoli atomi di idrogeno e vederli dove si vanno a sistemare sui singoli atomi di carbonio del grafene. Una delle applicazioni del grafene è infatti quella del hydrogen storage, per batterie, anche per computer, cellulari, eccetera, o per l'automotive, molto efficienti, molto utili per questo tipo di applicazioni. Uno dei metodi che vorremmo invece poi mostrarvi per la fabbricazione è proprio quello legato all'esfoliazione meccanica e alla crescita CVD. Allora, la crescita CVD che vedete nella diapositiva è basata su alcune macchine che nella sostanza funzionano in questo modo: usano il metano è fatto da idrogeno e carbonio, lo scindono in due componenti principali e fanno in modo che il carbonio si vada a sistemare in maniera ordinata per formare un reticolo di grafene, per esempio sul rame. Questa cosa possiamo farla su dimensioni che vedete la nostra collega Camilla Coletti può fare fino a diversi pollici di larghezza. La cosa interessante di questa tecnica, che anche questa credo vi verrà raccontata, è che il primo strato di carbonio satura completamente la superficie di rame e quindi il processo si arresta da solo creando grafene. A questo punto si può trasferire il grafene su altri substrati, per esempio flessibili, e ottenere degli oggetti molto trasparenti e conduttivi, con proprietà di trasporto molto interessanti, sia elettronico che di trasporto termico. Tutta l'elettronica basata poi sulla plastica trasparente ha questo tipo di fabbricazione dietro. Si chiama Chemical Vapor Deposition, e chi vuole può andarsi a studiare cos'è. L'altro tipo di attività che facciamo qui, passiamo alla diretta, è un'attività che fa il CNR, e l'attività è quella di usare la grafite, che si sfoglia, come vi dicevo, metterla in opportuni solventi e la sciogliere all'interno del solvente, ottenendo questo liquido che riuscite a vedere, penso, nella clip, che è un po' marroncino perché è dentro pieno di piccoli flake di grafene. La cosa interessante è che noi possiamo separare con delle ultracentrifughe le differenti dimensioni e anche i differenti strati, e quindi separandoli ottenere degli inchiostri. È un'attività che per esempio qui fa Francesco Bonaccorso del CNR, ottenere degli inchiostri
che possono essere utilizzati poi per essere stampati con delle stampanti a getto d'inchiostro come quelle che siamo tutti abituati ad avere per i computer. Ecco, questo è quanto volevamo raccontarvi sulla parte fabbricazione. Infine, per chiudere, Daniele ci sta mostrando velocemente un dispositivo basato su grafene, perché una delle cose che facciamo qui al Nest è quella poi di andare a mettere delle piccole piste di contatto su questi dispositivi. Il tipo di lavorazione è molto complicata, adesso non sto a dirvi come si fa, però è fattibile. Si riescono a fare delle piste molto sottili, molto strette, si arriva alle decine di nanometri, per andare a contattare i singoli strati di grafene o a mettere dei dielettrici sopra di essi per fare in modo di fabbricare per esempio dei FET, dei transistor e così via. Quello che vedete proprio in questa immagine è qualcosa del genere. Vedete, forse in chiaro riuscite a intravedere il flake di grafene e sopra tutta una serie di piste che arrivano sul grafene e che permettono di andare a verificare le proprietà di trasporto. Queste cose si fanno utilizzando gli stessi microscopi elettronici che vi abbiamo fatto vedere per l'analisi delle immagini, che usano gli elettroni per scrivere invece di, con un processo fotografico, invece di usare la luce come nella fotografia. Anche questo si può fare ad altissima risoluzione e anche questo permette di studiare le proprietà fantastiche di questo materiale. Direi che a questo punto abbiamo concluso. Volevo ringraziare Daniele Ercolani che ci ha dato una mano a fare l'immagine, soprattutto Andrea Freccioni della scuola che ha fatto da tecnico del suono, che è nascosto dietro, che ha fatto da tecnico del suono, regista, cameraman, montaggio, eccetera. E a questo punto ci sentiamo via Skype tra un po' e se avete domande vi potrò rispondere nel dettaglio. Un saluto a tutti e a presto. Facciamo un applauso. Tanto non ci sente a Pasquale Antonio Pingue, che rivedremo fra poco. Adesso, siccome siamo all'Internet Festival, dobbiamo dire qualcosa di Internet, non di sinistra, ma di Internet. Il grafene ha a che fare anche con... mi verrebbe da dire la microelettronica, ma forse è meglio dire la nanoelettronica, e quindi abbiamo chiesto a Valentina Tozzini, anche lei ricercatrice del Nest, di raccontarci qualcosa. Dopodiché facciamo una veloce chiacchiera con Emanuele, Valentina e Pasquale Antonio. Valentina. Sì, dunque io nel corso, mentre gli altri parlavano, ho cambiato completamente l'ordine delle cose perché Pasquale ha introdotto il discorso su grafene e idrogeno, quindi prima di tutto vi faccio vedere un video di solo 3 minuti che più o meno si commenta da solo, che introduce il discorso del grafene e dell'idrogeno, e poi dopo torniamo, facciamo un passo indietro, parliamo di nanoelettronica, di rete, aspettate perché qua poi gli effetti speciali. Comunque adesso sono collegata, il video è collegato in streaming su rete, quindi speriamo che vada, mi sembra di sì. Comunque è un lavoro che abbiamo fatto appunto al Nest, io sono teorica a differenza degli altri. Vabbè, la parte introduttiva sono cose che avete già sentito, parlare della grafite che si trova nelle mine delle matite, la grafite è fatta a strati, un singolo strato è la musichetta di sottofondo, è un po' di gusto mio, scusate. Insomma, un singolo strato è un grafene che si può ottenere sfogliando. Qui c'è il solito video delle sfoglie, questo l'ho preso da rete perché insomma è di un gruppo a Singapore che lo fa, guarda caso, insomma, una delle nazioni che appunto abbiamo già citato sul discorso dei brevetti. Comunque mostra come molto semplicemente si può, con un pezzetto di scotch e un frammento di mina di matita, proprio in quel caso, cominciare a sfogliare. Adesso magari è un po' lunghetto perché va fatto diverse volte, se ci provate a casa, ma funziona, ve l'assicuro, ho provato anch'io. E praticamente quello che uno deve fare è poi spostare un pochino lo scotch in modo da ottenere strati sempre più sottili, e alla fine il risultato è questo. La cosa in più che si fa per poi andarlo a vedere ai microscopi è trasferirlo su un substrato
di vario genere che possa andare dentro un microscopio, insomma. E quello che si vede poi al microscopio, se uno ha fortuna, sono questi strati sovrapposti di grafene, fino a poterne vedere anche il singolo, a poter isolare il singolo. Sono sempre più trasparenti man mano che... E naturalmente, questo già lo sapete, insomma, nel 2010 è stato assegnato il Nobel a questi due ricercatori. Il grafene è un materiale eccezionale, vi sono già state descritte tutte le proprietà, la resistenza, la velocità, il discorso della velocità della luce è una licenza poetica, ovviamente non è veramente la velocità della luce, ne parleremo dopo. Flessibile, trasparente, molto leggero, e può essere, trova applicazioni in tutti i campi, come avete già visto, e in particolare anche nell'immagazzinamento dell'energia, ed è questo che si collega anche alla connessione, diciamo, con l'idrogeno, perché come sapete l'idrogeno è un vettore di energia, è il cosiddetto carburante pulito. E allora noi abbiamo fatto uno studio su come è possibile attaccare e staccare l'idrogeno dal grafene. Siccome è flessibile, può essere corrugato, e l'idrogeno tende ad attaccarsi sulle convessità delle corrugazioni per una questione di reattività chimica maggiore. Dopodiché, per staccarlo, l'idea sarebbe invertire la curvatura e l'idrogeno viene rilasciato. Questo succede nelle simulazioni, poi come farlo nella realtà è un altro paio di maniche e ne discuteremo. Comunque l'idea è come di scuotere un tappeto praticamente per far uscire l'idrogeno dallo strato di grafene. Nella simulazione funziona, l'ho fatta io, posso testimoniare, chi la vuol vedere gli mando filmini e tutte le cose, e quindi insomma è un'idea possibile insieme alle tante altre che esistono per utilizzare il grafene per immagazzinamento di idrogeno, eccetera eccetera, e quindi per risolvere uno dei problemi dei device mobili, che è quello del powering, insomma di come alimentarli, per esempio. Vabbè, fine del video, e adesso, se riesco nell'effetto speciale, vado invece alla presentazione. Eccola. E parto da dove volevo partire prima di cambiare idea. Comunque, vi ho rubato solo 3 minuti. Aggiungo a quello che è stato detto che anch'io lavoro al laboratorio NEST e sono dipendente del CNR. Come vi ha detto Pasquale, il laboratorio è composto da 3-4 entità diverse, di cui una è la scuola normale, una è l'Istituto Nanoscienze del CNR, una è l'IIT, e poi ora c'è una parte anche del Sant'Anna. Questo lavoro naturalmente è stato fatto non solo da me, ma in collaborazione con tante altre persone, la maggior parte sperimentali. Io mi occupo, diciamo, di analizzare la parte teorica, mettere insieme i dati, cercare di interpretare in qualche modo anche i dati sperimentali. Ma partiamo un po' da dietro, visto che insomma è già stato detto tutto. La mia presentazione ha solo 9 slide e molto elementari, quindi spero di non annoiarvi più di tanto. Volevamo un po' tirare le fila e trovare i collegamenti anche col discorso di internet. Allora, partiamo dalla legge di Moore, che penso conosciate tutti, e che si riferisce al fatto che la concentrazione di singoli elementi circuitali all'interno di un chip finora si è visto che più o meno raddoppia ogni 5 anni, adesso non vorrei sbagliare, ma comunque va con legge esponenziale. Questo è un grafico in cui l'asse verticale... Mi permetto di correggere, 24 mesi. 24 mesi, scusate. 2 anni, sì, non mi ricordo mai la costante, scusa. Comunque no, la parte rilevante è che l'andamento è esponenziale, quindi nel grafico in scala logaritmica si vede come una retta. Però uno dice, questo riguarda la miniaturizzazione, quello che interessa veramente in realtà è la potenza di calcolo, cioè poi naturalmente le due cose sono legate, perché più aumento gli elementi circuitali, più sono in grado di fare più operazioni al secondo, che è quello che viene riportato nell'asse verticale di questo grafico. Veramente sono i milioni di operazioni al secondo. Sì, vabbè, comunque. E poi un altro dato interessante è che qui sono anche scalate per il costo, perché ovviamente se io ottengo un computer che va sulla peta scala, si dice, e però costa tanto che non è accessibile, non mi serve a niente. Per cui è giusto anche scalarlo con il costo. E la parte interessante di questo grafico, nell'altra parte della scala c'è un confronto anche un comparabile potere di calcolo, diciamo, biologico, e siamo più o meno a livello ragno adesso,
Però le previsioni direbbero che nell'arco di una cinquantina d'anni, forse o 80 a seconda delle previsioni, arriviamo a livello uomo. Questo significa però solamente numero di operazioni al secondo, non significa che poi un calcolatore del genere avrebbe la stessa funzione di un cervello umano, ovviamente. Comunque il dato interessante è che ci sono dei piccoli boost su questa, dei piccoli picchetti su questa linea che corrispondono alla variazione di tecnologia. Ma un'altra cosa che vi volevo mostrare è che diciamo l'aumento di potere del calcolo non necessariamente è dovuto a un aumento di potere del singolo processore, anzi la tendenza attuale, che probabilmente voi tutti sapete quando andate a comprare un calcolatore, è di fare i calcolatori multicore, cioè di parallelizzare. Cosa significa? Significa che invece di fare singoli processori più potenti si tende a farne processori più piccoli, anche meno potenti, ma metterne tanti in parallelo. Allora, nel caso dei multicore c'è un parallelismo intrinseco, si dice, cioè all'interno del singolo processore. Però il parallelismo in realtà è una tendenza generale che si usa nei supercalcolatori, quelli per calcolo avanzato ad alte prestazioni, anche estrinseco, cioè non solo si fa un parallelismo all'interno di un nodo di calcolo, ma poi si connettono insieme tutti i nodi di calcolo fino ad arrivare a livelli di parallelismo enormi. Abbiamo al Cineca, per esempio, un supercomputer parallelo che adesso mi sembra sia il 12° per velocità al mondo, che è arrivato sulla peta scala, che significa quindi chilo, mega, giga, tera, peta. Quindi moltiplicate tutte le volte per 1000 e quindi sì, insomma, quello che viene fuori vuol dire che fa 10 alla 24 operazioni in virgola mobile al secondo, una cosa assolutamente inimmaginabile, e che è realizzata parallelizzando su scala dell'ordine di 100.000 o 200.000 nodi di calcolo, con una topologia di collegamento anche molto complessa, che il collegamento viene fatto attraverso fibra, cioè attraverso la tecnologia di internet alla fine, a parte quello intrinseco dei singoli nodi, ma i nodi vengono collegati con tecnologia tipo fibra. Quindi in questa, diciamo, idea globale dell'aumento del potere dei calcolatori c'entra anche la fibra, c'entra anche internet. In un certo senso internet potrebbe essere considerata a livello globale come il più grande, diciamo, oggetto parallelizzato del mondo, anche se poi ci sono delle differenze, perché i computer paralleli devono comunicare di frequente tra loro, i vari nodi, internet non necessariamente, ma insomma, diciamo, questo è un dettaglio di altro tipo. Volevo semplicemente dire che nella legge di Moore e nell'aumento del tempo di calcolo deve entrare anche l'andamento della velocità, diciamo, dell'efficienza della fibra, in qualche modo. Quindi gli aspetti determinanti che determinano appunto l'aumento della potenza di calcolo e poi tutto il resto sono la velocità del singolo elemento, la bassa dissipazione di energia. Questo è un altro punto importante. Il motivo per cui si fa parallelizzazione intrinseca è che un singolo, a parità, diciamo, di velocità, un singolo oggetto fatto di tanti core dissipa meno di uno più veloce fatto di un singolo core, ed è questo anche è collegato con la miniaturizzazione, perché la miniaturizzazione dei transistor comporta la stessa cosa, cioè di abbassare il livello di dissipazione. Quindi parallelizzazione intrinseca, parallelizzazione estrinseca. Quella intrinseca va nella direzione della miniaturizzazione, la parallelizzazione estrinseca necessita aumentare velocità dei collegamenti, delle connessioni. E poi c'è un aspetto di pervasività, perché come disse Ford, la tecnologia è vera solamente quando è accessibile a tutti quanti, e accessibilità nel nostro mondo significa proprio accessibilità materiale, quindi in qualche modo integrabilità dei nostri, di questi oggetti, usabilità, integrabilità, non lo so, anche nei vestiti. E questo comporta per esempio la flessibilità dell'elettronica, è qui che volevo arrivare, la portabilità e naturalmente anche la miniaturizzazione, la biocompatibilità e la resistenza, che è un'altra delle proprietà del grafene. Quindi, grafene, quali aspetti migliora? Praticamente tutti, adesso li vedremo un po' uno per uno. E però è necessario che li migliori tutti, perché insomma vogliamo arrivare a quella cosa. Quindi la velocità di operazione come viene migliorata? Abbiamo già visto che come conduttore è ad altissima mobilità, quindi più veloce del silicio sicuramente, e ha dissipazione più bassa, inferiore a quella dell'argento, che è il conduttore, diciamo, a dissipazione inferiore attualmente conosciuta.
deve essere, però, per costruire dei transistor bisogna anche che sia semiconduttore, non solo conduttore. Per renderlo semiconduttore ci sono diverse vie, ed è che comunque vanno tutte nella direzione della rottura della simmetria globale del grafene, cioè bisogna tagliarlo a fettine, e si può tagliare o materialmente, facendo appunto, è anche flessibile in questo senso, facendo delle strisce che si chiamano nanoribbon, oppure prendendo un foglio e funzionalizzandolo con altre cose chimiche, ad esempio anche l'idrogeno, perché le parti idrogenate sono isolanti, per cui se io idrogeno delle strisce, una sì o una no, ottengo un oggetto che assomiglia, che è un semiconduttore, per cui l'interazione con l'idrogeno è interessante anche per questo. E questa cosa si può fare, a differenza dei chip di silicio attuali, su scala inferiore, su scala nanometrica, mentre quelli i chip, diciamo, di silicio sono su scala micrometrica, per cui c'è un guadagno perlomeno di 10, ma possibilmente anche di un fattore maggiore sulla miniaturizzazione anche. Poi naturalmente c'è il discorso della flessibilità, l'abbiamo già visto, adesso non mi addentro perché queste cose sono già state dette, insomma, però è un concetto naturalmente essenziale, cioè che a differenza del silicio il grafene è flessibile, può essere spalmato su substrati flessibili mantenendo tutte le sue proprietà, per cui la conducibilità, la semiconduttività e tutto il resto. Per cui è adattissimo a fare elettronica flessibile. Sappiamo che appunto le più grandi industrie che si occupano del settore ci stanno investendo una quantità di denaro inimmaginabile, che potrà portare a delle cose, cioè la prima applicazione che uno pensa appunto sono questi come si chiamano, cellulari indossabili, tablet indossabili tipo braccialetti arrotolabili, ma ci sono delle cose anche forse più non dico serie, ma insomma più forse utili per certi aspetti. Per esempio alcuni stanno cercando di studiare delle lenti a contatto che abbiano integrata una videocamera, diciamo la possibilità, cioè come un tablet appiccicato alla lente, ma naturalmente non solamente per scopi ludici ma anche per correggere impairment visivi, insomma, o per scopi medici, ecco, e dispositivi biomedici in generale, sia macroscopici sia anche più microscopici, e vengono studiate proprio grazie anche alla biocompatibilità del carbonio di cui abbiamo già parlato, la possibilità di fare protesi neurali per chi ha gravi, cioè menomazioni tipo tetraplegia o cose del genere, o quindi proprio andare a interagire direttamente con i neuroni, impianti retinici basati sul grafene. Questo appunto sfrutta la flessibilità e la biocompatibilità, e anche danno dispositivi biomedici subcellulari, cioè oggetti in grado di andare a portare per esempio i farmaci all'interno della cellula o di fare altre operazioni all'interno della cellula, come per esempio uccidere cellule tumorali. E questo sfrutta la biocompatibilità, la flessibilità e il fatto che il grafene è in grado di supportare anche dispositivi elettronici e dispositivi chimici di vario genere. Naturalmente parliamo anche della portabilità macroscopica, il fatto che è possibile agganciarci batterie, capacitori, tutti in linea di principio integrabili all'interno dell'oggetto grafene, e anche idrogeno, rende possibile, fattibile la possibilità di portarsi dietro le sorgenti di potenza, insomma di alimentazione, e quindi la vera elettronica portatile in tutti i sensi. Insomma, avevo già fatto l'esempio dell'idrogeno nel filmino di prima, utilizzato per immagazzinare idrogeno, ma anche l'idrogeno come siccome è trasparente può essere utilizzato nel fotovoltaico, nei condensatori, poi non perché è trasparente ma insomma perché ha una grande superficie, è già stato detto, nelle batterie e nei condensatori. Quindi, riassumendo, abbiamo visto che tutte queste cose concorrono a rendere questo materiale utile per tutte le cose che ci interessano. In particolare, ecco, approfondisco leggermente il discorso della velocità di banda, che è una cosa che non ha approfondito nessuno fino ad ora e che poi è il più collegato con internet. Internet, la fibra è già super veloce perché va a velocità, diciamo, vicine a quelle della luce, compatibilmente col movimento della luce in un mezzo che è la fibra ottica. Quindi quello non si può velocizzare, ma il collo di bottiglia che rallenta la fibra è precisamente il collegamento tra la fibra e l'elettronica, perché lì c'è un passaggio in cui io devo leggere un segnale ottico che è infrarosso e trasferirlo in un segnale elettronico.
Allora qual è il problema? Che io devo avere la stessa capacità di banda del rivelatore che ha la mia banda passante, e devo avere un rivelatore che riesce a reagire velocemente come il segnale luminoso. E il grafene potenzialmente ha entrambe queste cose, perché insomma ci sono dei prototipi di rivelatori che hanno moltiplicano per 100 le velocità di reazione dei rivelatori attualmente esistenti basati sul silicio, e hanno anche una larghezza di banda circa infinita, perché appunto per le proprietà ottiche speciali del grafene. Per cui anche in questo senso sarebbero ideali, e senza dover stravolgere le infrastrutture locali della banda, basterebbe diciamo sostituire il punto di collegamento, perché oltretutto il carbonio, questi dispositivi basati sul carbonio sono compatibili sia con la parte della banda sia con la parte del silicio, quindi in previsione potrebbe esserci anche tutta l'elettronica a monte, a valle, basata sul silicio, però per il momento si potrebbe sostituire anche solamente quella parte lì. Per cui anche questa è un'applicazione che non è troppo lontana nel tempo, ed è diciamo una fondamentale per internet. Ho quasi finito, che vedo che sulle spine. Quindi, questo era il riassunto: velocità, bassa dissipazione, miniaturizzazione, insomma tutte le cose vengono, biocompatibilità vengono, sono qualità possedute dal grafene. Quindi il grafene è potenzialmente in grado di migliorare tutti questi aspetti, quindi ci si deve aspettare che in un futuro non troppo lontano sia possibile una tecnologia interamente basata sul grafene, più pervasiva, più diffusa e più connessa di quella attuale. Questo è il motivo anche per cui viene chiamato la plastica del XXI secolo. La resistenza e la qualità, che per ora ci è interessata di meno, ma in realtà è sottintesa, e qui ho riportato la solita racchetta che abbiamo visto che la riportano tutti, è il primo prodotto sul mercato. Sì, è il primo prodotto sul mercato, e basta, insomma, ho finito, spero. Valentina Corsini. Grazie, allora mentre ci ricolleghiamo con Pasquale Antonio per gli ultimi 10 minuti o 15 della nostra sessione, dove chiacchieriamo, volevo chiacchierare un attimo sulle applicazioni, chiedere a questi ricercatori quali sono secondo loro le applicazioni più straordinarie che possiamo attenderci dal grafene, non nel breve periodo ma nel medio e nel lungo periodo. Chiama pure Luigi, grazie. Ecco, da parte mia, se posso dire la mia, visto che ho letto un po' di letteratura scientifica ma popolare sull'argomento, per esempio io come giornalista, interessandomi di innovazione come in questo caso, ma anche di sostenibilità, perché ritengo che sia un problema del cui il genere umano si deve occupare alla svelta, sono rimasto molto colpito dalla promessa che il grafene fa nel campo della desalinizzazione, perché ovviamente avete visto che quei buchini che ci sono nel mezzo sono talmente piccoli da riuscire a far passare la molecola di H2O tenendo fuori le altre. Sostanzialmente, non soltanto grazie a questo, ma anche ai fenomeni chimici e fisici che fanno funzionare l'osmosi inversa, che è la tecnologia attualmente adottata nel mondo per la desalinizzazione, tutte e due le cose insieme possono portarci ad avere la possibilità di desalinizzare l'acqua, che è uno dei grandi problemi del XXI secolo per l'umanità, a dei costi estremamente più bassi. Io sono rimasto molto colpito tempo fa quando ho letto su Bloomberg Business Week, un magazine americano, la storia di un marine americano che, mentre lavora in Arabia Saudita nel Golfo, si trova davanti a un grande impianto di desalinizzazione, dove c'è un grosso tubo che porta l'acqua dall'oceano e un altro grosso tubo che viene dal deserto che porta il petrolio. Sostanzialmente loro hanno talmente tanto petrolio a basso prezzo che si possono permettere di desalinizzare tutta l'acqua che vogliono, ma questo non succede in paesi più poveri e non petroliferi del mondo. Quindi questa, a mio avviso, è una straordinaria promessa che ci fa il grafene nel XXI secolo. Adesso voglio chiedere ai nostri tre ospiti qual è il loro best take, cioè
qual è al loro modo di vedere l'applicazione futuribile, non immediata ma futuribile, del grafene alla quale loro guardano. Chi vuole rispondere per primo? Emanuele, vai, che ha parlato per primo. Secondo me, innanzitutto, come abbiamo detto, non c'è un solo tipo di grafene, ma ci sono tanti tipi di grafene, quindi ci saranno applicazioni diverse che futuribili che si andranno a prendere. Per quello che riguarda la mia esperienza, secondo me un aspetto interessante nei prossimi anni sarà la realizzazione di compositi, anche perché sono cicli. Se pensiamo ai compositi come il cemento armato e poi la fibra di carbonio, nella direzione di entrare in un mondo di nanotecnologia andremo a avere sempre materiali più resistenti e più leggeri. Per far cosa? Se vogliamo lanciarci nell'immaginazione, magari per lo spazio. Se adesso vogliamo andare nello spazio, vogliamo andare su, viaggiare, abbiamo bisogno di una nuova serie di materiali, secondo me, il grafene, ma non da solo, perché comunque, come abbiamo visto, c'è necessità di sinergia d'azione. Quindi è un'altra cosa molto bella che non abbiamo magari detto troppo, è che il grafene è il primo componente di una famiglia bidimensionale. Quindi c'è tutto una famiglia da nitruro di boro e date che sono state scoperte. Quindi, dopo la scoperta del grafene. Dopo la scoperta del grafene, perché abbiamo capito che realmente potevamo realizzare che cosa? Strutture che lo spessore di un atomo. Quindi qui abbiamo, se vogliamo riprendere la matita, una serie di colori per disegnare nuovi materiali. E come facevi vedere anche tu, miscelandoli assieme. E quindi questo è un aspetto sicuramente importante. Quindi sinergia, diversi materiali e nuove applicazioni. Non è questo. Grazie. Valentina. Ma io, forse per interesse personale, sono più interessata a due aspetti. Uno è l'aspetto biomedico proprio, ma anche in senso più lato. Cioè, si va sempre in direzione di una medicina, da una parte una nanomedicina, quindi una medicina che agisca a livello cellulare e subcellulare. Quindi da questo punto di vista il grafene ha delle applicazioni come tanti altri materiali e si sta considerando la possibilità. Ma invece da un livello leggermente più macroscopico, diciamo, mi è interessato molto il discorso delle protesi neurali, perché secondo me cioè il limite per cui queste protesi neurali, questi insomma impianti che rendano possibile la vita di una persona menomata seriamente, non sono stati fatti con l'elettronica basata sul silicio, è esattamente la non compatibilità tra il silicio e la biologia, perché è rigido, perché insomma viene riconosciuto come un corpo estraneo. Devo dire che non è ovvio che veramente il grafene sia biocompatibile al 100%, diciamo ci sono anche delle voci attualmente sulla possibile tossicità di oggetti come nanotubi, derivati del grafene eccetera, quindi ci si sta studiando sopra, ma certamente per il fatto che il carbonio è il costituente principale, insomma l'elemento numericamente più prevalente nelle cellule viventi, e anche la struttura del carbonio è una struttura del grafene, è una struttura organica, le possibilità sono maggiori. E io credo che appunto un'elettronica integrata, quindi è questa possibilità di integrare l'elettronica in un oggetto basato sul grafene, possa dare grandi possibilità in questo senso, sì. Pasquale Antonio, ci senti bene? Quindi hai sentito la domanda? Io mi sento abbastanza bene, ho sentito la prima parte, ma mi sento bene. Voi mi sentite? Noi sì, sentiamo bene, forte e chiaro. E quindi insomma sostanzialmente la domanda è, a tuo modo di vedere, qual è l'applicazione futuribile del grafene che ti eccita di più? Sì, io non voglio sfuggire alla domanda, perché ovviamente è facile anche sfuggire alla domanda, ma ognuno ha la sua forma mentis. Come fisico sono abituato a vedere le cose più interessanti e futuribili, quelle che non mi aspetto di vedere, insomma. E nella sostanza voglio ritornare un attimo su quello che diceva Emanuele. Credo che il grafene, come grande contributo, cioè per quello di capire che esiste un mondo, come ha detto benissimo Emanuele, di matite di vari colori, sono tutta una serie di materiali 2B dimensionali che sono per adesso ancora poco studiati, che danno delle caratteristiche molto interessanti.
E quindi, a parte il grafene è servito come chiave per aprire un mondo che qualcuno avrà letto su varie riviste, quello è qualcosa che viene definito flatland, un mondo piatto, bidimensionale, che era prima a noi inaccessibile e che vedevamo forse in maniera distorta. Ecco, il grafene, credo che quello sul quale ci sorprenderà di più è la chiave che ci ha permesso di aprire questo mondo e applicazioni che adesso non ci possiamo nemmeno immaginare. Non sappiamo se hai finito di... Sì, hai finito di rispondere, no? C'è stato un attimo... Ok, a questo punto, prima di finire, tre domande da parte del pubblico. Chi si lancia? Io arrivo con il microfono, così Pasquale Antonio sente. Semplicissimo. Costi sia per tutto il processo che eventualmente per i dispositivi. Grazie. Mi sembra l'abbia fatta a te. A me, va bene. Non c'è un costo, perché, ribadisco, non esiste un tipo di grafene. Esistono differenti, e se vuoi c'avevo anche una slide che ho fatto vedere. Un esempio pratico, se vuoi ti riporto, sull'industria. Come additivo, pensando che ci si mette circa un 1-2% su una plastica, è interessante un tipo, in questo caso non è grafene, sarebbe few layer graphene, che ha un prezzo di circa 100 euro chilo. Se ci vogliamo cavare, capito, un esempio pratico per capire dove dobbiamo andare. L'industria, parlando con industrie e collaborando con loro, inizia ad avere un interesse di questo tipo se sei su questo ordine. Tieni conto che il grafene CVD ti può costare 300 euro, 200 euro, se lo compri sulle ditte che ci sono adesso, 200 euro, 300 euro per 2 cm per 2 cm. È questo il prezzo reale? No. Perché? Perché adesso è una dimensione di laboratorio, come hai visto nelle diapositive, Samsung, Nokia, Sony, investono molto in questa direzione. Mentre un materiale di minore qualità può essere fatto con 100 dollari, 100 euro chilo, per un discorso di elettronica flessibile ci vogliono forti investimenti, collaborazioni fra ricerca e industria, scale up, per andare a prendere un prezzo interessante, che è la portata di tutti. All'inizio le cose costano tante, se tu ne fai poca, quando tu inizi a farne tanto abbassi il prezzo. Su un discorso di tipo top down è più facile, prendi la grafite, inizi a macinarla, il prezzo è una grafite 4 euro al chilo. Se inizi da una base di partenza di 4 euro al chilo, lavorandola arrivi a 20-30. Previsioni danno che queste nanoplatelet di grafite da utilizzare nei polimeri possono scendere fino anche 20-30 euro al chilo fra qualche anno. Se vai a vedere il prezzo come è andato negli ultimi anni, vedi che all'inizio c'era un prezzo molto alto che adesso si è abbassato di molto. Però è sempre il rapporto beneficio-costo con qualità e tecnologia. Quindi questo è per darti una panoramica di prezzi e... Qualcun altro? C'è qualcuno che ha una domanda? Sì, salve. Vorrei solo sapere se è stato studiato alle alte energie. Gamma X? Chi vuole rispondere? Valentina, Pasquale Antonio? Hai sentito, Pasquale Antonio, la domanda? Sento piuttosto male, sì. C'è uno spettatore che chiede se è stato testato il grafene alle alte energie, raggi gamma, eccetera. Ma non ne so molto su questo. Diciamo una cosa che forse non so se quanto è stata detta, è che la struttura del grafene è una specie di laboratorio anche... in miniatura per quelli che sono i comportamenti di trasporto elettronico alle alte energie, cioè quella si chiama pseudo-relativistica, ha una struttura a bande peculiare, per cui alcuni fenomeni di trasporto elettronico corrispondono a fenomeni di tipo relativistico, si possono equiparare, si possono usare delle equazioni che si potevano usare, che si possono usare tipicamente soltanto nelle particelle ad alta energia negli acceleratori.
Questo è un altro aspetto del grafene che ha un interesse di fisica di base molto spinto e su quale anche noi lavoriamo, fenomeni peculiari come l'effetto quantistico frazionario intero e che ha delle peculiarità nel grafene e che sono un altro dei mondi che il grafene ha aperto alla fisica di base, allo studio di fisica di base. Per quanto riguarda le altre energie, non arrivare a raggi X e raggi gamma, ma ci sono delle possibilità di usare il detector come il grafene come detector, come sistema base per una serie di detector. Per adesso sono stati studiati fino al terahertz e anche qui abbiamo studiato il grafene in quel range di frequenze che sono il grafene è molto promettente, ha delle caratteristiche interessanti da questo punto di vista, risponde velocemente, ha un'efficienza molto alta e poi c'è tutta la sensoristica chimica di cui forse avete già parlato. Grazie, abbiamo un'ultima domanda? Sicuri? Molto bene. Grafene Superstar, così si chiamava la nostra sessione, finisce qui. E oltre a un ringraziamento a Luigi che ci ha aiutato non poco per la parte tecnica, un applauso a Emanuele Treossi, Valentina Tozzini, Pasquale Antonio Pingue, Marco Magrini vi ringrazia, buonasera. Potete adesso andare, se volete, da Emanuele a vedere il campionario di merce che ha portato. Grazie Pasquale Antonio. Ciao, grazie a tutti. Peccato non vedervi, ma vi saluto tutti. La sala è gremita. Grazie. Ah, bene, siamo contenti. Posti a sedere per terra. Sì, beh, per loro mi sono messo quella specie di tuta da Igor di Feinstein Junior. Eri bellissimo. Grazie. Ciao.